Buonasera amici di YouTube e buonasera a tutti quanti voi. Oggi siamo in una puntata speciale delle storie horror. Siamo al set. Non vedete niente perché sono nel mondo. Sono in un parco di Garibaldi. Quel che famoso Garibaldi che fu ferito una zampa. Abbiamo un passante che sta disturbando, scusate. Andiamo avanti. Signori, purtroppo stiamo andando avanti con una puntata con dei disturbatori che passano. Io non so più che cosa fare. Siamo all'esterno. Andiamo a vedere ora Garibaldi. Vieni. Eccolo qua. Garibaldi. Quel Garibaldi, il famoso Garibaldi. Adesso siamo in un parco. Guardate che bello. Avete visto che meraviglia? Ebbene, questa, come vi ho detto, è la puntata speciale all'aperto di Garibaldi. Continuano a disturbare. Qui alle mie spalle potrebbe saltare fuori all'improvviso il suo spirito. È una puntata molto veloce, molto ristretta, perché noi ci rivedremo con l'ultima puntata e la decima. Quindi la decima, quello che spalla, è la nona puntata delle storie horror su Garibaldi. Noi ci rivedremo in studio prossimamente. Scusate. E questo è Trescore. Ben ritrovati in studio, amici di YouTube. Ebbene, come avete visto dal filmato, oggi abbiamo parlato di Garibaldi, il famoso Garibaldi che è stato ferito. Ferito dove? A una gamba. Distrazione? Oppure qualcuno che gli ha messo bastone fra le ruote? Ebbene, l'ultimo testimone che l'ha sentito ancora in vita era il famoso signor Angelo, che lo vediamo da questa parte. Quest'uomo ha visto Garibaldi l'ultima volta a cena. Era a cena con lui e stava mangiando. Ebbene, signor Angelo, lei è qui con noi? Sì, salve! Salve, sì, sono io! Sono il signor Angelo! Bene. Sì, sono in onda! Allora, che bello! Ci può dire esattamente se lei ha davvero cenato col famoso Garibaldi? Certamente, certo che ho cenato con Garibaldi, è stata un'esperienza unica nel suo genere, ma davvero è stato bello, 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 bello. Ora, amici, guardate che Garibaldi era veramente una persona, ma davvero di quelle belle, era una importante, è rimasto a cenare da me, mia moglie gli ha preparato gli hamburger, continuava a riempirlo su di tutto. Lui aveva detto che andava in guerra, però porca miseria, lei carica, 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 carica. E cosa sta succedendo lei? E fuori. Io vi ringrazio per avermi messo in onda, ne? Ciao, ciao. Sì, sto bene, va tutto bene. Grazie per la sua chiamata.
E grazie a tutti quanti voi, amici di YouTube. Noi ci vedremo con la decima puntata delle Storie Horror e forse sarà l'ultima della serie. Ma non disperate, amici di YouTube, perché il vostro dottor Virginio Lucozzi tornerà con altre 10 storie strabilianti. Parola di dottore. Ciao!